Passo importante, si rafforza l'Alleanza Atlantica, si rafforza principalmente sulla base delle minacce e dell'invasione russa in Ucraina, è un passaggio storico, quella che era la neutralità storica da parte dei paesi scandinavi, fa un passo invece verso un rafforzamento di quella che è la NATO. A questo, dopo anche l'esito del referendum in Danimarca di inizio giugno, con cui la Danimarca ha deciso di partecipare alla politica estera di difesa comune, serve un passaggio ulteriore, che è quello di avere una politica estera, una politica di difesa dell'Unione Europea. E quindi questo è quello che Forza Italia da tempo chiede, e speriamo che sia l'occasione giusta per avere un'Europa finalmente protagonista in politica estera e che abbia un esercito che possa consentire di difendersi al meglio. Come valuta il comportamento di Erdogan della Turchia nel decidere prima di imporre un veto appunto all'entrata di Svezia e Finlandia nella NATO e poi questa decisione di eliminarlo nel momento in cui si è entrata in gioco la questione dei curdi? Sì, sono conto il risultato, come sempre. Oggi quella che è stata una richiesta di adesione da parte di Svezia e Finlandia non ha avuto ostacoli, nel senso che si chiude un percorso. Poi ogni Stato membro dell'Alleanza magari decide di esercitare i poteri e le facoltà che ha. Cosa importante, l'esito importante soprattutto dal nostro punto di vista è quello che c'è un'Alleanza Atlantica ancora più forte, più compatta, che deve dare una spinta fondamentale a che anche in Europa si faccia questo passo decisivo e fondamentale.